la consigliera Strada, che non c'è, quindi parlerà il consigliere Grassi. Prego, consigliere Carisi. La ringrazio, Presidente. Come noi tutti abbiamo seguito, anche il Movimento 5 Stelle ha seguito nelle ultime ore, a partire da questa mattina all'alba, la situazione del Seveso e di come è stata gestita la situazione, dei danni che ha provocato ai cittadini e nella gestione di tutta la sicurezza e viabilità della città. Per quanto ci riguarda, dopo esserci confrontati con i cittadini, molti cittadini della zona, aver incrociato ovviamente con le informazioni prese dal territorio, da chi ha osservato, da chi ha potuto sperimentare sulla propria pelle quello che è accaduto anche come gestione dell'emergenza, crediamo che le scuse non siano sufficienti e di questo siamo assolutamente convinti. Io non mi dilungo, ho già parlato del Seveso meno di 10 giorni fa, ricordando un lavoro fondamentale fatto da alcuni volontari ed esperti del settore in zona 9 per quanto riguarda la gestione dei progetti da finanziare come vasche di laminazione. Quella attualmente prevista con i finanziamenti è dal nostro punto di vista errata, in quanto a 5 chilometri dal corso del Seveso e non permetterebbe la gestione ottimale delle piene. Allo stesso tempo una soluzione come quella di Paderno sarebbe invece molto più efficace nella gestione delle piene proprio perché sul settore. Quindi questo è un primo elemento di criticità fondamentale e come abbiamo ricordato meno di 10 giorni fa, ricordiamo anche che la soluzione di Paderno costa quasi la metà dell'altro scolmatore, dell'altro vasca di laminazione prevista, e noi ci chiediamo perché sia stata data la priorità a un'altra opera molto più costosa e molto meno efficiente rispetto agli studi che stiamo facendo. Allo stesso tempo abbiamo ritenuto inaccettabile che siano stati i cittadini in molte delle situazioni stamattina a dover aprire i tombini per fare sfogare le acque. Questo è assolutamente inaccettabile. A giornata inoltrata continuavano ad essere i cittadini ad aprire i tombini di sfogo e allo stesso tempo le centraline di A2A, nessun cittadino in quella zona tiene più nulla in cantina. Noi continuiamo a tenere le centraline a portata dell'acqua? Ma questo è gestionalmente assolutamente inadeguato. E per finire, è stato, non metto in dubbio sulla responsabilità della Regione a non aver mandato informazioni tramite la Protezione Civile regionale sullo stato delle precipitazioni meteorologiche, ma c'è anche una realtà che da circa 2 anni sta mettendo in crisi tutte le serie storiche meteorologiche che attualmente utilizziamo. Il soccorso alpino sa benissimo che non si possono più utilizzare le serie storiche andando in montagna, in alta montagna, nell'ultimo periodo perché è cambiata la situazione, è cambiata negli ultimi 2 anni. E allo stesso tempo un amministratore di una città non può permettersi di dare la colpa alle serie storiche in una situazione che già da 2 anni le mette seriamente in discussione tutte. E questo, dal nostro punto di vista, non è accettabile come scusa da parte della Giunta e come Movimento 5 Stelle, ma solo come tramite della voce di tantissimi cittadini che abbiamo sentito questa mattina che chiedono un intervento immediato ed efficace, che chiediamo la sostituzione degli assessori competenti nelle materie di sicurezza e infrastrutture. In caso contrario provvederemo con una mozione di sfiducia nei confronti della Giunta. La ringrazio. Grazie, consigliere Calise. La parola al consigliere.